Attacca la gestione De Poli sotto attacco. Dopo le dimissioni di un consigliere, i dubbi sul futuro dell'istituto. Smog oltre il limite, il sindaco Manildo scrive a Zaia: coordini le misure antinquinamento, ma lui replica: il potere dei sindaci. A Focus il tema delle banche accende nuovamente il dibattito. La politica deve far fronte comune, così Armando e il coordinamento Don Torta. Mattinata di sciopero e volantinaggio per gli autisti della MOM sui biglietti. Entro domani l'accordo con edicolanti e tabaccai. Neve e asfalto viscido, raffica di incidenti alla chiesa votiva grave. Una badante investita da un'auto mentre attraversava la strada. Stabilimento dell'Electrolux di Susegana sotto organico. L'azienda propone la trasferta pagata agli operai di Solaro. Domani a Bagnolo l'ultimo saluto al 18enne stroncato dalla meningite. Nostra inchiesta tra i trevigiani sull'obbligatorietà dei vaccini. Concerto nella chiesa di San Francesco. Raccolti 4.500 euro a favore delle popolazioni terremotate insieme a coperte e indumenti. Buonasera dalla redazione di TG Treviso. E allora cominciamo da Fondazione Cassamarca, su cui c'è bufera, cofondazione a rischio crack finanziario per una gestione dissennata e dispotica, stando alle accuse di alcuni consiglieri. Allora sentiamoli direttamente nel servizio preparato da Anna Maria Parisi. In Fondazione Cassamarca mancate entrate per almeno 3 milioni di euro, con ingiustificati ed esosissimi compensi per consulenze, benefit e maxi parcelle, in totale assenza di bandi e gare d'appalto. Accuse lanciate da chi ha preferito restare in Fondazione Cassamarca nella veste, per sua stessa ammissione, di grillo sparlante. Stiamo parlando di parecchi zeri, adesso non voglio entrare nel dettaglio, però sono dati anche pubblici che si rivedono dei bilanci della fondazione. Io credo che su questo invece si vogliono delle decisioni drastiche. E da chi invece da Fondazione Cassamarca se n'è andato? Non mi sento a mio agio in quel collegio, non mi sento a mio agio soprattutto come presidente, che comunque decide, propone e decide quasi sempre solo lui. Nel mirino lui, il superpresidente Dino De Poli, accusato di irriverente dispotismo che avrebbe portato alla distruzione dell'ente di via Caspineda, già con il fallimentare affare Appiani. Che questa abbia prodotto 200 milioni di debito è una cosa, direi, inaccettabile. E non mi si dica che non si poteva in qualche maniera fare in modo che questo non dovesse succedere. Accuse false senza fondamento, Pagotto si inventa le storie, taglia corto De Poli, ma Antonini, il grillo parlante, rincara la dose per salvarsi e non annegare, andare avanti con le convenzioni universitarie che sono la priorità, dice. Tutto il resto, a mio avviso, emolumenti compresi, diventa non necessario e quindi è possibile rivederlo. E con un procedimento di giroconto, ecco come gli emolumenti del personale docente risulterebbero a carico degli studenti. Per cui le tasse pagate dagli studenti vanno a pagare i professori, vengono trattenute da Fondazione Cassamarca e con queste Fondazione Cassamarca paga i docenti. Se le cose non cambieranno, come vede il futuro di Fondazione Cassamarca? Beh, non è roseo, non è roseo. Siamo in un mare in tempesta e non è facile uscirne. Cambiamo pagina, parliamo di emergenza smog, ancora a livelli molto alti. I comuni, anzi il comune di Treviso, bussa alla regione e tira per la giacca il governatore Zaia, il sindaco Manildo, che chiede che sia proprio l'ente di Venezia a coordinare i provvedimenti antismog. Lo smog rimane un'emergenza, ma per il comune di Treviso qualsiasi provvedimento preso in maniera isolata rischia di rivelarsi inutile. Necessario che sia la regione a coordinare gli enti locali, dando concretezza alle linee guida già emanate su questo tema. In base a questo ragionamento, la proposta presentata in giunta dall'assessore all'ambiente Luciano Franchin di inasprire l'attuale ordinanza antismog, bloccando anche i motori Euro 3, sabati e domeniche compresi, è stata cassata al termine di un confronto schietto, per non dire vivace. Allora a questo punto abbiamo chiesto alla regione, imponi a tutti quanti i comuni, noi siamo prontissimi a inasprire se serve, a bloccare e anche a fare tutta la settimana, però non possiamo essere solamente gli unici, perché altrimenti, voglio dire, l'efficacia non c'è e sinceramente crediamo che in questo modo prendere in giro anche i nostri concittadini.
Domani il sindaco Giovanni Manildo scriverà al presidente Luca Zaia per chiedergli formalmente di prendere le redini della situazione. La risposta negativa, in realtà, Cassugana già se l'aspetta. Leggevo stamattina sul giornale che l'assessore regionale ha detto no, il sindaco ha tutti quanti i poteri, beh, ha scoperto anche l'acqua calda, ovvio che i sindaci hanno tutti quanti i poteri. Il problema è di chi raccorda i sindaci, perché tutti quanti facciano il loro dovere. Questa è la questione. La provincia latita, conclude Grigoletto, deve essere la regione a imporre ai comuni i provvedimenti da adottare. Chiediamo alla regione cosa intende fare perché vengano applicate queste linee guida, poi noi saremo prontissimi da domani mattina a inasprire se serve, però da soli non ha nessun senso. Immediata la risposta del presidente Zaia che abbiamo raggiunto al telefono. È una richiesta che ha già una risposta perché esiste un coordinamento, esistono anche i tavoli che hanno approvato, peraltro alla presenza proprio dei comuni capoluogo, quindi anche di Treviso, delle linee guida a seconda del livello di inquinamento. La competenza è chiara, ma è chiara anche nel tavolo nazionale e dice chiaramente che l'applicazione delle linee guida e quindi le ordinanze spettano i sindaci. In base al livello di inquinamento, il sindaco può assumere tutti i provvedimenti previsti dai livelli. C'è anche da dire che la competenza è esclusiva da parte del Comune. E ora parliamo di banche. Notizia di poco fa che Veneto Banca ha lanciato oggi due emissioni di titoli con garanzia dello Stato, come previsto dal decreto Salva Risparmio, e in vista di un aumento di capitale per un importo complessivo di 3 miliardi e mezzo di euro. L'emissione si articola in due tranche. I titoli, spiega la banca, sono stati sottoscritti interamente dall'emittente e verranno venduti sul mercato o utilizzati come collaterale a garanzia di operazioni di finanziamento e di banche. Si è parlato anche ieri sera a Focus e con toni nuovamente molto accesi. Due binari che corrono paralleli, da un lato le banche popolari con pagine di giornali acquistate per dire ai risparmiatori di aderire all'offerta di transazione e le spalle nuovamente coperte dallo Stato grazie al via libera alla garanzia pubblica per l'emissione di nuove obbligazioni allo scopo di reperire liquidità, dall'altro i piccoli azionisti di fronte a un bivio. In mezzo, per l'avvocato montebellunese Andrea Arman del coordinamento Don Torta, la politica che su questo tema deve, dice, compattarsi. Ieri sera il suo appello a Focus. Forze politiche trovino loro un momento di coesione. Dibattito che in finale di puntata si è nuovamente acceso su un tema caldo, su un terreno dopo mesi ancora minato. Se ci diamo la priorità e spieghiamo a queste persone che vivono di ideologie da altri tempi che anche la loro vita è compromessa dalla perdita economica di questa regione, probabilmente cambieranno atteggiamento. Come se lo capissero i dipendenti delle banche, che i loro 5.000 esuberi peseranno sulle loro famiglie, certo, quindi ci dobbiamo trovare raccolti in un unico gruppo per risolvere i problemi si possono risolvere. Se invece viviamo ancora all'interno della divisione dove il sindacalista la pensa soltanto in termini di commi contrattuali, le parti politiche di appartenenza ideologica alla destra e alla sinistra, certo. Allora signori, prepariamoci a 20 anni di dramma, perché non se ne esce. Usura bancaria tra i reati in aumento nella Marca, tra quelli in calo invece secondo la prefettura ci sono i furti, anche i furti in abitazione. A questo tema abbiamo dedicato il nostro TG Linea Aperta questa settimana. Voi cosa ne pensate di questi numeri? Continuate a scriverci i vostri messaggi ai numeri e agli indirizzi che vedete in sovraimpressione e poi noi li manderemo in onda al termine del telegiornale. Parliamo ora di trasporto e dello sciopero degli autisti della MOM di questa mattina con volantinaggio davanti alla stazione. Intanto entro domani si dovrebbe chiudere l'accordo con edicolanti e tabaccai per la distribuzione dei biglietti. Sapeva dello sciopero? Sì, questa mattina mi avevano avvisato, ma fate bene a farlo però. Perché fanno bene a farlo? Perché è un migliore servizio per noi. Ha raggiunto appena il 16% di adesione allo sciopero del trasporto pubblico locale della MOM, tre essenzialmente le ragioni delle 4 ore di mobilitazione iniziata alle 8.30. A detta del sindacato, la disorganizzazione della turnistica con il piano presenze è fornito da MOM con un preavviso di poche ore rispetto al giorno successivo.
Il superlavoro chiesto agli autisti costretti ad emettere i biglietti, con un aggravio del costo per l'utenza, direttamente sui bus, laddove i tabacchi ne risultano sprovvisti per le ben note ragioni. E non ultimo, il personale sotto organico obbligato a ore di lavoro extra. E nel 2016, su dati che ci ha fornito l'azienda, ci sono 30.000 ore di straordinario. E abbiamo da un altro lato dei lavoratori part-time che non riescono a trovare soddisfazione per il passaggio a full-time. Sono 11-12 anni, gente che è 11-12 anni con 57 e più anni di età e non riesce a passare a full-time, perché l'azienda non vuole coprire questo organico. Sindacato che chiede vengano assunte almeno 22 persone in più rispetto alle oltre 500 presenti e garantita maggiore sicurezza agli autisti sprovvisti al pomeriggio del supporto dei controllori vigilanti essenzialmente in tutte le corse. Dipendenti MOM che si sono appellati anche a Provincia e Comune, chiedendo anche a loro di intervenire per porre fine a questa vicenda. Autisti MOM che lanciano pure un ultimatum. Anche fino ad arrivare allo sciopero di 24 ore, perché se nessuno ci darà quelle risposte che attendiamo e che i lavoratori attendono, è evidente che inaspriremo la lotta. Stabilimento dell'Electrolux in grave carenza d'organico per il picco di stagionalità del prodotto realizzato. L'azienda dunque cerca operai volontari per Susegana dallo stabilimento di Solaro nel Milanese da prestare così alla sede della Sinistra Piave. Lo si legge in un comunicato sindacale della RSU della sede lombarda, nel quale è stato anche precisato che il numero di dipendenti da trasferire su base volontaria è compreso tra le 20 e le 30 unità, con spese di viaggio, vitto e alloggio integralmente a carico dell'azienda, oltre all'indennità giornaliera e al riconoscimento di una retribuzione dell'85% per il tempo di spostamento, come previsto da contratto nazionale. Le trasferte dovrebbero essere su base settimanale, con partenza lunedì mattina e rientro venerdì sera, il tutto per al massimo 3 mesi. Per le RSU trevigiane si tratta di una soluzione tampone insufficiente a dare risposta alla carenza cronica di operai più volte denunciata a Susegana e in particolare di figure specializzate. Veniamo ora alla cronaca di questa giornata. Il maltempo, la nebbia e l'umidità hanno provocato una sfilza di incidenti, il più grave alla Chiesa Votiva. Traffica di incidenti in mattinata a causa sia della scarsa visibilità che dell'asfalto reso viscido dall'umidità. Il più grave è in via Scarpa, a Treviso, a poche centinaia di metri dall'ospedale Cafoncello, dove una badante ucraina di 54 anni, residente a Fossalta di Piave, è stata investita da un'auto mentre attraversava la strada. Immediato l'intervento del SUEM 118, con la donna trasportata in gravi condizioni al vicino pronto soccorso. Molto serie le lesioni riportate nell'urto con la vettura. A causarlo sarebbe stato un precedente scontro tra l'auto e un secondo veicolo. In mattinata incidenti anche in via dei Colli a Conegliano e a Formeniga di Vittorio Veneto, dove un'auto si è ribaltata con un'anziana di 77 anni rimasta ferita. Un altro gravissimo incidente nella serata di ieri a Crespignaga di Masera. Rimangono gravissime le condizioni del 18enne che ieri sera lungo via Bassanese a Crespignaga di Masera è rimasto coinvolto in un violento scontro frontale tra due auto. L'incidente intorno alle 19.45, ferito sia il giovanissimo automobilista al volante di una Fiat Punto che il conducente dell'altro mezzo, un SUV, seppure in modo meno serio. Immediati soccorsi con il ragazzo trasportato d'urgenza dall'ambulanza del SUEM al pronto soccorso dell'ospedale di Montebelluna e quindi trasferito in quello di Belluno, in rianimazione. Sul posto anche i vigili del fuoco di Asolo e una pattuglia della polizia stradale del distaccamento di Vittorio Veneto, che hanno svolto tutti i rilievi del caso per accertare eventuali responsabilità. E ora il dramma di un altro 18enne, quello stroncato dalla meningite a San Pietro di Feletto, domani i funerali. Da quella che sembrava una banale otite alla meningite che se l'è portato via. Una famiglia e un'intera comunità sotto shock daranno domani pomeriggio l'addio ad Alessio Dal Col, 18enne di Bagnolo di San Pietro di Feletto, morto martedì sera all'ospedale di Conegliano per una gravissima forma di meningite da pneumococco, che lo aveva colpito una settimana prima. Sconvolti i genitori, mamma Monia e papà Stefano. Alessio era il loro unico figlio. Aveva compiuto 18 anni lo scorso 3 dicembre. I tanti amici e i colleghi di lavoro si stringeranno domani alla coppia. Il funerale sarà celebrato alle 15 nella chiesa parrocchiale di Bagnolo. Questa sera alle 19 il rosario. Per gli esperti, unica forma di prevenzione il vaccino. Siamo andati tra i trevigiani a chiedere cosa pensano dell'intenzione del comune di Treviso di renderlo obbligatorio per i bambini che accedano all'asilo.
Vaccinazioni, il Comune di Treviso dice obbligatorie per accedere all'asilo. Per me è importante e ritengo che sia una forma di civiltà avere la possibilità di mandare i bambini all'asilo e essere sicuri che non incontrino malattie strane. Ma perché no? Sì, meglio. Lei ha fatto vaccinare suo figlio? Sì. Io gliele ho fatte tutte, anche una a pagamento alla bambina. Per me è una cosa giusta da fare. Penso sia giusto per il semplice motivo che con la vaccinazione si è sicuri praticamente di non contrarre, diciamo, malattie infettive. È giusto. Perché? Perché così evitano a trasmettere delle malattie ai altri bambini. Insomma. Voi avete vaccinato vostra sì, figlia? Sì. Allora ha ragione il Comune a dire all'asilo sì, ma solo con la vaccinazione? Assolutamente, io sono d'accordo. E quelli che dicono invece che è una limitazione della libertà, poi uno si vaccina quando diventa adulto? Potrebbe dare dei problemi agli altri poi magari. Sbagliato perché vai a tirar fuori malattie che sono state debellate negli anni. E adesso come adesso non è giusto, perché comunque parliamo di bambini, non parliamo di persone che possano ragionare. Normalmente per i bambini decidono i grandi e io penso che il vantaggio che posso avere dalle vaccinazioni sia quello di non incorrere in altri pericoli. Sono comunque però per vaccinazioni. Dovrebbe essere un tempo giusto per fare i vaccini, insomma, né prima né dopo, secondo quello che decidono, insomma, i medici. Per me è ignoranza, perché se tu vai e ti fai spiegare perché vengono fatte le vaccinazioni, qual è la motivazione, non può solo che garantirti sicurezza per te e per i bambini. Dai bambini ai pensionati, perché nella Marca gli anziani sono in costante aumento. Gli over 65 in provincia hanno raggiunto quota 21% dell'intera popolazione. Nel 2030 è previsto possano superare il 26%. Un problema che dovrà essere in qualche modo affrontato grazie alla proposta di riforma delle IPAB prevista dalla Regione. La popolazione anziana è cresciuta in 8 anni del 17%, nei prossimi 10 anni supererà il 26% e più della metà di questi avrà la fortuna di superare gli 80 anni e quindi c'è una forte necessità di strutture che diano servizi. Un numero di anziani in costante aumento, con il problema che nelle case di riposo i posti letto non bastano. Sono 45 le strutture per anziani convenzionate in provincia di Treviso, per un totale di oltre 5.000 posti letto. Gli anziani che possono accedervi tramite contributo regionale sono però inferiori al numero di posti disponibili. Di questo si è parlato oggi a Conegliano presso la casa di riposo Fenzi, un dialogo fra enti pubblici e privati del territorio, realtà associative ed operatori del settore, in vista anche del possibile accorpamento dei centri di servizio per anziani nella Marca. Alla luce della recente riorganizzazione della sanità regionale e della proposta di riforma delle IPAB, l'assessore regionale ai servizi sociali Manuela Lanzarin ha spiegato come il Veneto potrà disporre di una rete potenziata di centri residenziali aperti al territorio, in grado di offrire alle famiglie servizi migliori e diversificati, con un risparmio per l'intera collettività. Ma per l'anziano non cambierà nulla, diciamo. Noi abbiamo la filiera che va dalla domiciliarità alla semiresidenzialità, alla residenzialità, ai nuovi progetti innovativi del social house, del co-house, delle case albergo, quindi non cambierà. L'importante, io credo, che ci sia la messa in rete di tutti questi sistemi, si faccia massa critica anche nell'ottica di razionalizzare, di risparmiare, ma soprattutto di potenziare la qualità e l'offerta. Perché sappiamo benissimo che tra i servizi e il costo del personale oggi i due incidono oltre il 60%, per cui facendo il sistema in questo modo riusciamo a mantenere i servizi che oggi abbiamo nel territorio. La proposta di riforma delle IPAB però preoccupa i sindacati dal punto di vista occupazionale. Quello che noi abbiamo di fronte è un invecchiamento della popolazione che determinerà un cambio profondo dei bisogni di assistenza delle persone. Quindi è bene investire nel settore welfare per dare risposta a questi bisogni, ma automaticamente anche creare posti di lavoro. E di welfare si è parlato oggi anche al Palazzo del Terziario con il resoconto di Ebicom, l'ente di Confcommercio e Sindacati, deputato proprio a questo tema.
300.000 euro di sussidi erogati nel 2016 a sostegno del reddito. Bilateralità è anche e soprattutto questo, far coincidere gli interessi di lavoratori e aziende, trasformandoli in occasione di crescita economica complessiva. L'ente di Confcommercio dedicato a questo tema punta per il 2017 ad un welfare modello Luxottica. Il prossimo futuro Ebicom sicuramente ha in mente, noi vogliamo creare un sistema di welfare contrattuale che crei una rete e un paracadute soprattutto per quanto riguarda sostegno al reddito per i lavoratori. Il welfare diventa la carta vincente per i prossimi anni. Lo Stato centrale si sta ritirando nella sanità pubblica, noi dobbiamo intervenire a coprire quella mancanza. Il 2017 potrebbe essere l'anno che apre al welfare, alla famiglia. Ecco, questo diventa uno degli obiettivi che ci stiamo ponendo, sia per quanto riguarda i dipendenti e le loro famiglie, sia per quanto riguarda il lavoro autonomo e le imprese. Nel 2016 introdotto anche un progetto che facilita donne e aziende nel caso di maternità, trasformandola da mero costo, come spesso è vista, a opportunità. Ci sarà un sussidio per le aziende che intendono assumere a contratto a tempo determinato per la sostituzione della lavoratrice che andrà in maternità. Naturalmente ci sarà questo sussidio nel periodo in cui ci sarà l'affiancamento delle due persone. Un passaggio di testimone tra le due lavoratrici e alla futura mamma tempi di lavoro una volta rientrata più a misura di bimbo. E adesso la solidarietà dei trevigiani per i terremotati del centro Italia con il bilancio del concertone di San Francesco a Treviso di fine gennaio. La solidarietà fa 4.500, questa è la cifra raccolta per i terremotati di Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto. E questi verranno girati direttamente alla sede nazionale dell'ANA, la quale li utilizzerà per tre progetti che è in corso. Due per la costruzione di centri polifunzionali e uno per la ristrutturazione di una scuola. I fondi raccolti nel concertone di San Francesco dello scorso 29 gennaio a Treviso, coinvolti 350 coristi di 10 formazioni corali. Nel corso dell'iniziativa Treviso non sta a guardare, lanciata dal coro Stella Alpina e dal gruppo Alpini Città di Treviso. Raccolti anche un centinaio di scatoloni, con maglioni, giacche a vento, scarponi, scarpe e berretti, materiale che nei prossimi giorni partirà per le Marche e l'Abruzzo. I ragazzi del coro si sono dimostrati subito disponibili e pronti a mettersi in moto su questa grande iniziativa. Però ci tengo a sottolineare che è stata possibile grazie veramente all'aiuto di tutti quanti, quindi tutti i cori che hanno partecipato. In chiusura vi ricordo di continuare a inviarci foto e video del vostro carnevale, delle sfilate in maschera nei nostri comuni della provincia trevigiana a cui assistete o partecipate in questi fine settimana. L'indirizzo email lo vedete in sovraimpressione, quindi mandateci il materiale che poi noi metteremo in onda lunedì sera dopo il telegiornale. Dalle 21.05, come ogni giovedì, vi ricordo l'appuntamento con la puntata di Focus dedicata alle storie dei veneti schiacciati dalla crisi. In studio col nostro direttore Luigi Bacialli ci sarà Mirella Tuzzato, ci saranno molti ospiti e molte storie da ascoltare di persone e aziende in difficoltà. È tutto per questa sera, io vi ringrazio per l'attenzione, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo e vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi. Arrivederci. Previsioni del tempo per domani: cielo molto nuvoloso coperto con possibile riduzione della visibilità, specie nelle ore più fredde, probabilità alta di precipitazioni moderate più frequenti e consistenti tra le prealpi e la fascia pedemontana, limite della neve intorno ai 1300-1500 metri, in moderato abbassamento nella seconda parte della giornata, temperature in pianura in aumento, in montagna senza notevoli variazioni.